Oggi ragazzi andremo a confermare o sfatare i miti della stagione 2 di Fortnite. La trivella dell'ordine immaginario sta già lavorando, ma soprattutto ci sarà il mostro sotto la mappa. E meglio ancora ragazzi, ci saranno i razzi sotto il portellone dei 7. Tutto questo lo scopriremo oggi in questo nuovissimo video dei miti. Mi raccomando però, prima di iniziare lasciate un pollice in su e ovviamente vi ricordo di supportarmi nello shop con il codice LOLOPOLLO e poi cliccare accetta. Inizierei assolutamente ragazzi con il vedere se sotto la mappa effettivamente ci sono ancora le ossa del mostro, così giusto per darci un indizio su quello che sarà nella prossima season, ovvero tra circa 2 giorni, perché ormai manca davvero pochissimo. Voglio scoprire tutti i segreti e tutti i miti di questa nuova season. Vedremo anche una roba assurda dopo con le ragnatele di Spider-Man, quindi guardate il video fino alla fine perché ne vale la pena, fidatevi. Eccoci qua, arrivate alle ossa del mostro. Quello che ci resta da fare è andare nella modalità replay, andare sotto la mappa e controllare se in questo preciso punto, le ossa continuano sotto, perché dovrebbe esserci una nuova grotta pronta in arrivo per la prossima stagione. Vediamo se questo mito sarà confermato oppure sfatato. Le ossicine del nostro mostro sono proprio qua. Siamo pronti per andare sotto la mappa ad andare a scoprire se proseguono sotto la mappa. Quindi direi andiamo in mare, prendiamo il glitch per andare sotto la mappa e andiamoci subito. Ragazzi, siamo arrivati e purtroppo devo dirvi questa cosa. Guardate qua che le ossa non proseguono sotto la mappa. Io mi aspettavo di trovare tipo un teschio incredibile in questa zona della mappa e invece no ragazzi, non c'è assolutamente nulla. Peccato, ci speravo. Signori, proviamo questa volta a lanciarci all'interno del rift con una ragnatela e vedere quello che succede, perché in teoria dovrebbe succedere qualcosa di particolare. Si dovrebbe togliere l'animazione del deltaplano e dovremmo cadere come dei fagioli. Attenzione, eccoci nel rift e no, non è successo nulla, ci fa attivare il deltaplano, ok. Fermi tutti però, mito bonus. Prendo la canna da pesca e la sparo sul corvo e si può pescare un corvo. Ok, questo non me lo aspettavo, ve lo posso dire. Proviamo a riprenderlo, no, troppo lontano, ok. Mito confermato, si può pescare un corvo. Attenzione perché questo mito è visto e rivisto, però voglio provarlo con il camion, perché ho visto un video in cui un camion viene lanciato nello spazio. In pratica bisogna costruire una sorta di muretto, poi certo bisognerebbe non romperlo, ecco infatti l'ho appena distrutto. E una volta che voi costruite questo muro, in teoria accelerando, il vostro squalo vi farà andare a chilometri di distanza. Eccoci qua con lo squalo che sta arrivando, ci sta per attaccare. Ho messo il muro, sto accelerando e signori e signori, eccolo qua lo squalo che arriva. Dai, saltaci addosso, eccolo. E ci ha preso e stiamo volando. No, l'albero, regà, non ci credo. Avevamo preso il volo, peccato che c'era l'albero. Riproviamolo subito, stavolta mi si è rotto il muro, però se... che cosa è appena successo? Perché il mio camion è volato via, io sono fermo qui, non lo voglio sapere ragazzi. Proviamo a fare un mito molto particolare. Questa volta bisognerà lanciare degli oggetti a terra. Una volta che lanceremo questi oggetti a terra, in teoria con il potere di Spider-Man dovremmo essere in grado di lanciarli nell'iperspazio, lanciarli in aria, o almeno quello, dai. Quello che ci resta da fare è lanciarci e prenderli. E attenzione, no, mi sta laggando il gioco. Fermi tutti, riproviamo, risaliamo la nostra scala e usiamo il potere su qualsiasi oggetto. In teoria lui vola. Ok, abbiamo fatto fare un piccolo volo, ma sono sicuro che riusciremo a fare di meglio. Vediamo un po', lanciamoci sulla mitraglietta. E questa è volata. Ok, dai, ha fatto un bel volo, dai. Devo ammettere che ha fatto un bel volo. Il massimo dell'altezza è 17. Siamo riusciti a far arrivare un medikit a 17 metri, ma è stato difficilissimo. Gli altri oggetti purtroppo, meglio di così, non si riesce a fare, regà. Purtroppo credo che sia stato risolto il glitch. Abbiamo appena trovato un lama. È possibile farlo incastrare piazzando una tenda? Cioè, lo possiamo bloccare da qualche parte? Ci proveremo subito. Lanciamogli una tenda e dovremmo essere in grado di incastrarlo. Ok, sembra potersi muovere ancora. È saltato, attenzione, si è incastrato. Ragazzi, siamo riusciti a fare incastrare un lama su Fortnite per la prima volta nella storia, probabilmente. Siamo riusciti a farcela, wow. Quello che si dice su questa grotta, ragazzi, è abbastanza inquietante. Infatti si dice che questa sorta di cerchio, ragazzi, perché di questo si tratta, in realtà non è solamente una base, ma sarà qualcosa che servirà probabilmente per un prossimo evento o addirittura proprio per questa stagione. Infatti, da come vedete, c'è una sorta di imbuto, non so neanche come chiamarlo. Quello che faremo è vedere dalla modalità replay se nasconde qualcosa.
se sta trivellando la mappa per portare qualcosa nella stagione 2 di Fortnite. Quindi mi raccomando, rimanete incollati allo schermo perché stiamo per andare nella modalità replay. Guardate un po' qui ragazzi, invece nella grotta non c'è un bel niente. Cioè questa roba non si muove nemmeno, non gira, non fa assolutamente nulla. Guardate, è... Però è strana. È oggettivamente strana. Voi che ne pensate? Che cosa succede se prendi una jump con il potere di Spider-Man? In teoria dovresti fare un'animazione strana. Ecco fatto, ho lisciato la jump. In teoria dovrebbe fare tipo un'animazione molto molto strana e farti volare in modo ambiguo. Vediamo se funzionerà. Riprendiamo la ragnatela, lanciamoci dall'albero e dovremo atterrare di preciso sulla jump, che ci farà volare in questo modo molto strano, come se fossimo Spider-Man. Ed è una figata incredibile. È possibile fare un mega salto con il dinosauro su Fortnite? Beh, ci proviamo. Basterà fare una combinazione di ragnatele e dinosauro per farcela. Vediamo un po' se riuscirà. E attenzione, ok, è un bel salto, ma non è il salto che vogliamo noi. Proviamoci l'ultima volta lanciandoci adesso. Oh mio Dio, sì, ce l'abbiamo fatta. Guardate, il salto è triplicato. Siamo arrivati alla massima altezza quasi con un solo salto e il potere di Spider-Man. Wow. Questo mito è molto stupido. Riusciremo ad attaccarci una granata appiccicosa in testa? Beh, innanzitutto vediamo dove va più o meno. Ok, quindi se la lanciamo da lì va più o meno in quella zona. Proviamo a lanciarla in questo esatto momento. 3, 2, 1. E ci cade in testa così in teoria. Ci cade in testa precisa? No, ok, abbiamo sbagliato completamente tutto. Aspettate, rilanciamola un'ultima volta. E questa volta ci siamo precisamente sotto. No ragazzi, ma ci è passata attraverso. Eccoci qua con il nostro spararagnatele, pronti per fare una cosa, un mito della stagione 2 davvero assurdo. Innanzitutto andiamo a rubarci una tenda qui a boschetto ragazzi, esattamente così, rubiamoci una tenda e anzi mettiamo direttamente i ragni. Ok, l'importante è che l'abbiamo fatto, abbiamo messo i spararagnatele all'interno della tenda. Tra qualche giorno nella nuova season, in teoria, aprendo la tenda, dovremo ritrovare gli spararagnatele. Ve lo farò vedere su Instagram, quindi se ancora non mi seguite andatemi a seguire su Instagram. In questo esatto momento, che appena esce la season, proveremo questo mito e vi farò sapere se è sfatato oppure se è confermato. Quindi mi raccomando, tutti su Instagram, link in descrizione. Ragazzuoli, c'è un pollo. Vediamo se i polli fanno ancora danno alle persone su Fortnite. Aspetta pollo, vieni qua, corri. Ok, picconiamo il pollo, vediamo se si arrabbia. Non si è arrabbiato, quindi non si arrabbiano più i polli con te. Ok, questa è una scoperta scientifica incredibile. Questo mito, signori, è molto particolare. Vi basterà mettere una pizza, modificare il muro, la pizza cade sul camion, dovete tirargli una picconata proprio in questo modo e in teoria il camion dovrebbe impazzire. Adesso controlleremo se è vero. Già vedo che si sta muovendo da solo e questa cosa è molto particolare. La cosa brutta però è che purtroppo sembra che non stia volando. Quindi non lo so, mito sfatato, il camion non vola però si muove da solo. Guardate, sta camminando da solo. Ma che cavolo sto vedendo, raga? Ma che sto vedendo? E se il camion con la pizza prende fuoco, noi la pizza riusciremo a mangiarla comunque, ragazzi? Scopriamolo subito. Mio Dio, sta volando. È caduta. Funziona? Si può mangiare una pizza che è stata su un camion bruciato? Risposta: sì, si può. Che dirvi, grazie mille a tutti per la visione. Speriamo che questa stagione 2 sia epica. E niente, ci vediamo in un prossimo video ragazzi. Mi raccomando, lasciate un pollice in su e usate il codice LOLOPOLLO. Ci vediamo domani, ciao ciao.